E salve ragazzi e bentornati in questo nuovo video di Guido Tramontano. Come sempre buona domenica a tutti, oggi parliamo di WhatsApp. Oggi elencherò infatti 3 trucchi che possiamo utilizzare con WhatsApp, 2 applicabili sia su smartphone Android che su iOS e 1 applicabile purtroppo soltanto da Android. Ovviamente che cosa succede? Succede che in internet ci sono migliaia e migliaia di video come questo intitolati esattamente allo stesso modo, però tutti prettamente utilizzabili all'interno di applicazioni di WhatsApp con trucchi anche abbastanza banali. Bene, partiamo subito quindi con il video elencando quello che è il primo trucco applicabile su entrambi i sistemi operativi. Il primo trucco infatti consiste di all'interno di WhatsApp applicare mediante dei vari filtri dei tipi di scritture differenti. Infatti, se non lo sapevate, adesso lo potete sapere, in WhatsApp si può scrivere in corsivo, in grassetto e barrato. A seconda dei, ovviamente, stili che volete applicare, dovete scrivere all'interno della conversazione che state attuando dei vari tool. Vari tool che possono essere degli asterischi, degli underscore o dei tilde. Infatti adesso sulla mia sinistra potrete vedere degli esempi che ho fatto io stamani all'interno di una chat e che seguendo praticamente questi passaggi che ho effettuato io potrete replicarli all'interno di qualsiasi chat voi vogliate. Infatti se volete scrivere in grassetto basta scrivere all'interno di 2 asterischi una parola o una frase, se volete scrivere sottolineato, barrato meglio, dovete scrivere tra 2 tilde, se invece volete scrivere in corsivo dovete invece scrivere tra 2 underscore. Questo trucco è applicabile in qualsiasi chat e anche non solo privata ma gruppo. Passando invece al secondo trucco applicabile su WhatsApp, non so se sapevate questa applicazione, ma parlando di applicazioni esterne che possono usufruire di WhatsApp stesso, ebbene sì, tra WhatsApp e Kaboom, l'applicazione scaricabile sia su App Store che Play Store, ci può essere un'interazione capace di inviare tramite WhatsApp dei messaggi che si autodistruggono. Ebbene sì, messaggi che si autodistruggono però purtroppo con delle defiance, ossia si possono inviare soltanto messaggi di testo e fotografie. Non possiamo parlare quindi né di video né di messaggi audio. Di conseguenza, andando sul Play Store nel mio caso poiché ho un Android, ovviamente la procedura è simile per quanto riguarda gli iPhone, andando sull'App Store potete inserire Kaboom, la quale è un'applicazione prettamente gratuita. Una volta aperta ci darà di primo impatto la possibilità di scattare una fotografia oppure in basso a sinistra attuare praticamente l'icona galleria per andare a selezionare una delle immagini già scattate in precedenza, che può essere un'immagine scattata o uno screen. Altrimenti in alto a sinistra possiamo accedere in quelle che sono le voci di conversazione andando a scrivere un messaggio. Inoltre, selezionando poi sempre a sinistra di questa impostazione, come stiamo vedendo prettamente all'interno della videoclip che ho girato, possiamo selezionare l'autodistruzione, o meglio i tempi, che quest'ultima va ad attuare, che possono essere giorni, ore, settimane o addirittura a seconda delle visualizzazioni di un link. Perché Kaboom, una volta inserito per esempio il messaggio di testo potrà essere condiviso ovviamente non solo tramite WhatsApp, ma anche Telegram, Facebook, Messenger e quant'altro, all'interno di una conversazione a nostro piacimento. Io ad esempio ho settato una views, il che significa che passando ad un altro terminale, quello per l'appunto alla quale ho inviato io il messaggio, che si doveva autodistruggere dopo la visione di questo link per una sola volta, potete vedere come cliccando praticamente sul link dal terminale di utilizzo, il link ci viene aperto soltanto una volta, perché la prima apertura leggeremo il messaggio che nel mio caso era scritto con ciao, molto semplice. Una volta uscito da questa schermata e ricliccando sul link sempre condiviso da Kaboom, il messaggio sarà scomparso. C'è una pecca purtroppo, la pecca è dovuta al fatto che se in effetti una persona fa uno screen purtroppo si vede, cioè nel senso che l'immagine non viene criptata. A mio avviso questa cosa potrebbe essere migliorata, secondo gli sviluppatori di Kaboom arriverà da qui a breve, a mio avviso non lo so, non ve lo so dire, però comunque considerate che un'applicazione per niente conosciuta, di conseguenza magari inviate una cosa una volta, quella persona non si aspetta che sarà autodistrutta nel momento in cui andrà a ricliccarci, non fa lo screen immediatamente, a mio avviso potrebbe essere un buon motivo o un buon modo per usufruire di questa cosa almeno una volta con una persona. Poi, ecco, dipende sempre dall'intelligenza dell'altra persona e dalla vostra cosa, se assolutamente non può uscire da quella conversazione o meno, perché se è una cosa assolutamente che non può uscire, io vi direi non inviatela proprio, perché le persone sono abbastanza cattive, in rete gira davvero di tutto. Altrimenti, se è una cosa sì e no, potete rischiare, sicuramente questa applicazione non vi deluderà. La terza cosa, il terzo trucco di questo video, che è applicabile purtroppo soltanto su Android, parla di WhatsApp Cleaner.
andato a scaricarlo in maniera gratuita, esattamente come fatto con Kaboom dal Play Store. Purtroppo sull'App Store non c'è. Come voi sapete, WhatsApp, una volta che voi iniziate le conversazioni, inizia ad assorbire tutta una serie di data file, cioè immagini, musica, video, audio e quant'altro, che vanno a riempire la memoria dei vostri smartphone. Con questa applicazione, una volta aperta, voi potete selezionare le voci che più vi interessano da eliminare, oppure eliminare completamente tutto, tra cache, data file di audio, eccetera. Per esempio, una volta che io vado a cliccare sugli audio file, cosa che non mi interessa, cioè conservare gli audio file di 2 mesi fa, non me ne faccio una pippa, di conseguenza li posso cancellare tutti, oppure con lo stesso procedimento posso cancellare video, foto o tutto insieme. È una cosa molto utile perché riusciamo a pulire giga e giga ogni mese di conversazioni, a seconda ovviamente di tutte le cose che vi arrivano su WhatsApp e di quanta interazione fate con i vostri utenti. Quindi può essere una cosa molto utile per pulire un po' la memoria del telefono in maniera però impeccabile, perché tutte le altre applicazioni di pulizia che sono all'interno dell'App Store o Play Store, questa cosa è così minuziosa proprio le cartelle di WhatsApp, ovviamente non lo fanno. Anche perché se volesse fare una pulizia così precisa dall'esterno, cioè non con quest'app, quindi mediante un trucco, dovreste andare nell'archivio del dispositivo, cosa che sempre l'iPhone non ha, e quindi sarebbe comunque all'interno di Android una cosa molto più particolare, più difficile per parecchi utenti. Così è molto più semplice. Quindi siamo giunti al termine di quest'altro video, ragazzi, spero vi sia piaciuto, lasciate un like e soprattutto iscrivetevi. Abbiamo raggiunto i 19.500 in pochissimo, non so come ringraziarvi, spero di raggiungere i 20.000 magari entro una settimana, sarebbe per me un onore. E dunque nulla, ci vediamo come sempre giovedì con un nuovo video, e dunque niente ragazzi, alla prossima puntata.